Guardate un computer, sembra il mio. Che faccio? Premo. Ma intanto vediamo il nostro topolino. Che succede? Oh mio Dio, ragazzi, sta prendendo vita il topolino. Oh mio Dio, no! Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Daniele. Appuntamento anche oggi alle 7:30, ma oggi entrerò nel mondo del topolino più horror che esista. Mi hanno detto di non entrare in questo gioco, ma io ovviamente come faccio? Lo faccio al posto vostro, ok? Allora, prima di cominciare ti invito a mettere mi piace per supportare il mio video, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato non appena pubblicherò un video. Siete pronti? Partiamo con il video. Bene ragazzi, entriamo qui nel mondo di Ricky Rat, perché ovviamente non è proprio il vero e proprio topolino, ma l'hanno chiamato Ricky, questo topolino. La storia inquietante di questo topolino è che sarebbe una sorta di persona, una ex persona travestita da topolino, che è diventato tipo una sorta di robot malefico, inquietante, creepy. A me queste cose mi mettono un'ansia che voi non potete immaginare. Aspettiamo il mio turno. Intanto vi volevo ringraziare tanto per i bellissimi messaggi che mi lasciate ogni video. Grazie mille, mi fa piacere che mi volete bene. Io per voi lobo, stralobo. Scusate se non riesco sempre a rispondere, ma cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere nei commenti se volete che indago su alcuni lati inquietanti di Brookhaven, che dovrebbe essere un altro quadro di Roblox molto divertente. Ecco ragazzi, siamo su un pulmino, perché qui interpretiamo un ragazzo che fa una gita scolastica e ci lasciano qui a fare un picnic. Ecco, picnic area, infatti, come potete vedere. E ci lasciano qui a fare questo picnic da soli. Mi pare normale. Tutto normale. Eccoci qua. Oh, c'è un amichetto. Ciao, amichetto, che fai? Non mi abbandoni? Oh, oh mio Dio. Iniziamo bene. Guardate che faccia da ragazzo serio che ho. Mamma mia, che personaggio mio. È permesso, ok. Vediamo cosa c'è qui. Allora, siamo qui a fare un picnic, quindi c'è da mangiare, siamo tranquilli e spensierati e noi andiamo, camminiamo alla ricerca di questo topolino. Scrivetemi nei commenti se avete già giocato a questo gioco oppure se anche a voi quando eravate piccoli vi faceva paura topolino. A me un po' sì, vi dico la verità, non so il perché, ma io avevo anche paura dei pinguini, quindi permesso. Permesso, ora ci mettevano pure sotto. Dove ci troviamo? This way. Ok, bene, entriamo ragazzi, vediamo. Oddio ragazzi, ecco. Quando si fa buio inizio ad avere paura io. Perché c'è una lanterna e ora? Prima era tanto bello luminoso. Ok, qui non si può entrare. Petro front. Ah, c'è il mio amichetto. Ciao amichetto, amichetto, ma sei buono, sì? Dai, ti prego, rimanimi vicino, ok? Oddio, permesso? Muoviti però, amichetto. Allora, vediamo cosa c'è qui, permesso? Ma... ragazzi, è un burrone, è una trappola! E va bene, ma se io passo di qua? Oddio, ragazzi, già ho paura. Già Topolino mi vuole uccidere senza che io gli ho fatto niente. Andiamo bene. Topolino, vengo in pace. Insieme ai miei fans vogliamo solo un po' sbirciare e indagare, giusto? Ok. Permesso. Aiuto. Entriamo. Ok. Chi c'è? Niente? C'è niente, ragazzi? Chi c'è? Permesso, 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 permesso. C'è qualcuno? Oddio ragazzi, dei denti. Ragazzi, io vedo dei denti umani. Oh mio Dio, aiuto. Sì, aiuto. Vabbè, vado avanti ragazzi. Ormai è stato un piacere conoscervi. Vediamo. Ragazzi, ditemi che lo avete visto anche voi, perché... oh mio Dio. Ragazzi, che cos'è? Ragazzi, che cos'era? Ora non c'è più. Voglio già uscire, voglio andare via. Vabbè, basta. Permesso, che cos'è qui? F. Io apro le porte come se fosse tutto normale, ma in realtà ho paura. Scrivetemi nei commenti se volete che continui a giocare a questi giochi creepy, perché altrimenti non ci gioco più. Ok, ho paura. Oddio, ragazzi, qualcuno sta chiedendo aiuto. Guardate cosa ha scritto. Help me. Cos'è?
La giro. Ah no, dice che ci serve una. Ok, ci serve una pinza, mi hanno detto. Ragazzi, che faccio? Vado. Ah, l'obiettivo è aprire questa porta. Bene. Benissimo. Allora. Ah, ok. Eccola qui, trovato, ragazzi. Andiamo subito a vedere cosa serve. Permesso. Ovviamente io non so cosa succede, ma che facciamo? Proviamo, tanto ormai su, avanti, dai, che vuoi che succeda? Tutto normale. Ho aperto una semplice manopola. Tutto normalissimo. Cosa volete che sia? Cos'è? Ah, un'altra porta che si apre. Cosa c'è qui? Ragazzi, degli oggetti. Oh mio Dio, degli oggetti da chirurgo, del sangue e qualcuno ha dissezionato un topolino. Dio mio, no, ragazzi, voglio andare via da qui. Cosa c'è qui? Permesso? C'è qualcuno? Oddio, ragazzi. Ragazzi. Oddio, ragazzi, eccolo! Ricky, ragazzi, è lui. Oddio, guardate, c'è un topolino al posto del cuore. Ah, ragazzi, tutti i topolini col sangue, perché vi spiego, la sua creepypasta racconta che questa sorta di topo da circo, quindi da uomo vestito da circo, si nutriva di topolini, finché non è diventato una sorta di robot malefico vestito da topolino e che cerca di uccidere chiunque. Guardate, un computer, sembra il mio. Che faccio? Premo. Ma intanto vediamo il nostro topolino. Che succede? Oh mio Dio, ragazzi, sta prendendo vita il topolino. Oh mio Dio, no! Aiuto, aiuto, permesso, aiuto! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ragazzi, aiuto! Oh mio Dio, ragazzi, aiuto! Oh mio Dio, ragazzi, aiuto! Mi sta seguendo, mi sta seguendo, mi sta seguendo il topolino malefico, aiuto! Oh mio Dio, ragazzi, aiuto! Oh mio Dio, ragazzi, aiuto! Vai via, non ti avvicinare! Oh mio Dio, ragazzi! Aiuto, che paura! Io non devo più giocare a questi giochi. Io non capisco perché continuo ancora a giocare a questi giochi se ho più paura di voi. Ma ragazzi, si è distrutto. Ragazzi, si è distrutto da solo il topolino, guardate. Ragazzi, guardate la testa del topolino malefico. Oh mio Dio. E quindi adesso? Quindi? Ragazzi, si è aperta la porta. Oddio, io non so cosa fare, ragazzi. Non so se continuare adesso a giocare oppure se fare il prossimo video. Ora decido, vediamo, perché io ho già paura. Qui non c'è niente. Oddio, ok, ragazzi, calmi tutti. Non sto capendo niente di quello che sta succedendo, ma state calmi che Daniele risolverà la soluzione. Ok, un bel villaggetto. Oddio, ragazzi, un cadavere. Ma perché sempre cadaveri su Roblox? Ragazzi, ho il terrore di queste cose, non le posso vedere. Guardate, ragazzi, c'è un cadavere con una fossa. Quindi è stato disseppellito, ovvero lo hanno tolto dalla bara. C'è una testa di topolino, tutto questo. Un palo che non so a cosa serva. È una casetta tanto carinosa, ma non capisco che. Cioè, ragazzi, scusate, un'altra testa di topolino gigante galleggiante. Ma cos'è questa? La città dei topolini? Ragazzi, mamma mia, che ansia, però io queste cose non le posso fare. Io lì vedo una casetta. Allora, vediamo cosa sta succedendo qui. Ragazzi, un altro topo gigante malefico vivo, però. No, non si muove. Che bello, non si muove. Ah, ragazzi, è immobile, vedete? Oh! Oh mio Dio, ragazzi, mi ha visto. Oh mio Dio, ragazzi, mi ha visto. No, allora, fermi tutti, ragazzi. Io vi ringrazio. Per oggi il video finisce qui. Arriviamo a 100 mi piace e farò il prossimo video. Oh mio Dio, ragazzi, mi sta continuando a vedere. Io sono Daniele. Se ti piacciono i miei video, seguimi. Ciao ciao!